Intanto vorrei un tuo giudizio sulla partita nello specifico. Beh, purtroppo quando perdi c'è poco da salvare, visto anche la posta in palio che c'era. Ho fatto un primo tempo, secondo me, abbastanza ordinato, creando delle situazioni esattamente come loro. Gli episodi, uno per parte, forse attraversa loro il pallone nostro di Cernigoi. Gli episodi fanno la differenza. Purtroppo siamo ripartiti nel secondo tempo in maniera anche inspiegabile, perché non si può, si possono prendere due gol in giro di forse un quarto d'ora, probabilmente. Ma detto questo, ovviamente mi assumo tutte le responsabilità, come è giusto fare. Ai ragazzi non posso assolutamente rimproverare dal punto di vista dell'impegno. È chiaro, abbiamo commesso degli errori, li abbiamo pagati caro. L'assalto finale, ovviamente sterile, magari senza conclusioni, però. Questi ragazzi hanno provato, abbiamo delle difficoltà oggettive, si è visto anche oggi, però dal punto di vista dell'impegno non posso assolutamente dire niente, ragazzi. Sulla partita di oggi ti faccio due considerazioni, dimmi se sei d'accordo. La prima sull'episodio, l'hai detto tu, di Cernigoi, al di là di quello di Siligardi, perché lì c'è stata una sanguinosa palla persa di Diambo, quello invece l'azione di Cernigoi l'ha costruita bene il Pescara con Zita, che è stato bravo a mandarlo alle spalle della difesa. Poteva cambiare quello la partita, secondo te? Seconda cosa, la stavi portando dove volevi la partita, ovvero sullo 0-0 nel secondo tempo. Poi Giannis si è fatto prendere le spalle da miracoli, sull'azione è nato il gol, e lasciamo stare il solito errore sul 2-0. Ma ovviamente le partite nascono sugli episodi, potevamo prendere gol e poi potevamo farlo, col senno di poi insomma non lo possiamo sapere. È chiaro che il primo tempo per noi a reti bianche poteva essere un piccolo vantaggio, per poi avevamo delle armi fuori pronte a subentrare, ma non c'è stato quasi o giù di là le situazioni del poter magari mettere in difficoltà. Lo 0-0 portandolo avanti poteva essere un'arma a doppio taglio per loro, quindi la mia idea era appunto quella, che una volta gol, avendo delle armi fuori, potevamo magari provare a vincerla. Il motivo per cui avevi tenuto, diciamo, Ferrari e Clemenza, due capocannonieri del Pescara, fuori proprio per cercare questo nel finale? Sono due ragazzi che hanno dato tantissimo a questa squadra e non sono nelle migliori condizioni, e lo abbiamo visto, gente che dà l'anima, perché ovviamente danno tutto. Questi ragazzi dal punto di vista fisico ovviamente non sono i migliori dal punto di vista della stagione. Prima dello studio ti faccio due domande io in chiusura. La prima, se dai un voto, un giudizio alla tua seconda esperienza sulla panchina del Pescara? Il voto non me lo do, ma io ce l'ho messa veramente tutta. Da questo punto di vista non posso recriminare niente. Dal mio punto di vista è chiaro che si può sempre fare meglio, e non sono qui certo a togliermi le responsabilità, anzi. La squadra ha subito di media due gol a partita nella tua gestione. Era la stessa cosa con la gestione precedente? Io dicevo con Massimo prima che siete due allenatori diversi per caratteristiche con Auteri, però se la squadra subisce due gol a partita ha delle lacune strutturali importanti. Ma questa squadra ha delle caratteristiche ben precise, è chiaro che insomma, quando prendi gol, sono d'accordo con te, tanti gol, parlo per me ovviamente, sono nati da situazioni spesso di palla inattiva, e quindi è chiaro, quello è assolutamente migliorabile. Dal punto di vista dei gol presi in generale, è chiaro che questa squadra ha dei problemi, se attacca non difende o viceversa. Ti siederai, e chiudo, con Sebastiani, qualora dovesse restare alla guida della società, per continuare a Pescara, o reputi chiusa la tua esperienza qui? Io me lo auguro, sono qui per fare allenatore, quindi se mi verrà data la possibilità accetterò più che volentieri, ma è ovviamente prematuro. Studio. Fabio, per Luciano, ciao, che mister, salutiamo naturalmente. Ciao mister, sì, innanzitutto salutiamo. Ciao Fabio. Io prima, parlando con Enrico sulla partita, ho espresso la mia opinione. Il Pescara secondo me oggi ha fatto un po' più fatica a creare palle gol e a costruire qualcosina nella prima costruzione, nello sviluppo, perché mancava un giocatore che per noi è troppo importante, come Pompetti. Questa è la prima considerazione che faccio, non so se tu sei d'accordo. E poi la seconda domanda che volevo farti mi riallaccia a quello che ha detto Enrico: se riparteresti con entusiasmo, se ti dovesse essere data la possibilità di ricominciare la stagione futura. Ma Fabio, è troppo facile per me parlare degli assenti. Io sono contento e faccio complimenti tra virgolette ai ragazzi che oggi hanno dato l'anima per questa partita. Abbiamo commesso degli errori e fatto fatica in alcune situazioni, ma questa partita l'abbiamo portata comunque quasi sull'equilibrio, se non per i due gol presi purtroppo, che ci capita ultimamente di prenderli. Per la seconda io come faccio a non essere, un avere entusiasmo e voglia di continuare qui è casa mia. È chiaro che insomma, partendo dall'inizio potrei magari incidere un po' sulle caratteristiche della squadra, dove magari si potrebbe prendere qualcosa di diverso. Se avete un'ultima domanda per Luciano?
No, io voglio solo apprezzare la sua profonda onestà intellettuale, perché dal punto di vista mio, mio sommesso avviso, lui ha davvero pochissime responsabilità, anzi io non gliele do neanche una. Ah, Massimo, io ti ringrazio, insomma la stima è reciproca, io faccio il mio lavoro col massimo dell'impegno e ho cercato di fare il massimo esattamente come l'hanno fatto i ragazzi, quindi da questo punto di vista. Mi auguro di essere qui ancora l'anno prossimo per poter provare a vincere il campionato. Allora approfitto io per l'ultima, Luciano, proprio per riallacciarmi alle parole di Massimo Profeta e approfittando della tua sincerità. Hai detto poco fa, mi piacerebbe poter incidere anche sulle scelte iniziali della costruzione. Prendendo questo organico, qual è la più grande lacuna della squadra? Ma, so che è una domanda un po' brutta facile, oggi. Facile sarebbe dire un po' dappertutto, no? Che quando poi si fa una squadra e si cercano delle caratteristiche ben precise, insomma, dirtene una in particolare magari non sarebbe carino, però in generale tutte le squadre sono migliorabili in tutti i reparti.